Buon pomeriggio, ci siamo, eccoci, che bello, finalmente torna Formula One Manager qui sul canale. Allora, facciamo un piccolo recap della situazione, perché qua sono successe cose mentre non eravamo in live, che è bene menzionare, perché sennò poi non si. Allora, noi siamo adesso al 26 maggio, c'è stato un Gran Premio. Il Gran Premio di Miami è stato l'ultimo che abbiamo visto in live, ma io andando avanti ho deciso, ma sì, proviamo a fare un salvataggio diverso per sistemare un po' di cosine, provare a capire alcune meccaniche meglio. Quindi sono andato avanti e ho fatto il Gran Premio di Spagna. Cioè, non so se mi spiego, ho fatto una gara così su F1 Manager facendo un salvataggio a parte per vedere un po', no? Ci stiamo capendo cosa sta succedendo qua e io non lo sto neanche riprendendo, non sto registrando niente. Guarda, ma è possibile? E Joe era quinto fino a poco fa. Io non so se mi sto spiegando, ma adesso cosa faccio? Tengo il salvataggio o rifacciamo il Gran Premio di Spagna? Cosa devo fare? Aiuto! Questo podio premia il duro lavoro che è stato svolto. Ma guardalo quanto è felice, voi volete mica togliere questa felicità a Bottas che ha vinto una gara in Alfa Romeo? Io non gliela toglierei, poi fate voi. Guarda quanto sei bello! Tra l'altro, prime due macchine a punti, prima volta con entrambe le macchine a punti e vittoria di Valtteri Bottas con 15 secondi di vantaggio su Perez. Allora, c'è anche da dire che sono andati fuori di pista in 38 in quel Gran Premio, però comunque abbiamo vinto. Io non ho ripreso niente perché ero lì che provavo, ma sì, vediamo come va. E poi che fai? Non te la tieni una vittoria, la prima vittoria. Mi dispiace non averla vissuta in live con voi, questo sì, mi dispiace molto. Però, ripeto, che fai? Non ti tieni una vittoria con l'Alfa Romeo? Ce la teniamo e quindi... Rieccoci qui, pronti per un po' di azione. Assisteremo a una nuova sessione di qualifiche. I Posso piloti non si risparmieranno in quanto c'è in gioco un buon piazzamento per la gara di domani. È importante ricordarsi che basta la minima distrazione per ritrovarsi tristemente in coda alla griglia di partenza. Ci sono sempre dei rischi da correre, ma chi può esimersi dal farlo? Bene, tutto pronto! Finalmente stiamo per ripartire! Allora, libere due... un po' così! P8 e P13 addirittura con Joe. Male. Usciamo per primi perché non voglio traffico. No! Ma porca, cosa vuole la Ferrari da me? Cosa vuole? Vabbè, pazienza. Bandiera gialla. Che è successo? Comunque siamo dietro le Williams, quindi nessuno si migliorerà. C'è stato un incidente in pista. Incidente di Perez. Rivediamo cos'è successo. Diamo uno sguardo. È Sergio Perez. Uscita dal tunnel. È un incidente molto brutto. Ah, si è piantato proprio. Attenzione, clamoroso colpo di scena. Joe a rischio. Però siamo dietro alle Williams, quindi non ci miglioreremo. Forse rimaniamo dentro per il rotto della cuffia, vediamo. Dai, forse ce la facciamo. Tutti attaccati, mamma mia, che traffico da tangenziale questo. Nessuno si migliora e quindi siamo dentro con Joe, siamo dentro con Bottas. Bene, con Joe rimaniamo tredicesimi, Bottas sesto, davanti a Russell. Non si migliora Bottas, anche lui è sul filo comunque.
Neanche Joe si migliora. Conclude il giro Magnussen che entra in Q3. Clamoroso. Mick anche non si migliora. Rimane fuori. Si migliora Bottas, bene. E Joe però non si migliora. Dai Guanyu, ti prego. Va a chiudere il giro Bottas. Bravo, P6. Chiude il giro Guanyu Joe. Niente da fare, purtroppo eliminato. Hold per Verstappen intanto. Va sul traguardo Bottas. Niente da fare. Settimi. Va bene, dai, va bene. Per Bottas io farei stint con la soft e poi con la hard. Mentre per Joe stint con la hard e poi con la soft in copia carbone. No, non in copia carbone, proprio a specchio. Poi per il resto tutto a posto. La fiducia nell'assetto è migliorata un po'. Vediamo cosa succede. Sarà una gara un po' noiosa. Ecco i piloti schierati in griglia sotto un cielo per lo più sereno. Ed ecco Valtteri Bottas. Partendo dalla metà alta della griglia, si trova nelle condizioni ideali. E questa è la seconda Alfa Romeo. Partirà dalla seconda metà della griglia. Non sarà facile recuperare tutte quelle posizioni. No, non sarà facile. Ormai manca davvero pochissimo. Sta per iniziare una delle gare più suggestive del mondo. Questo è il Gran Premio di Monaco. Si spengono le luci. Via, si parte. Attacca la Mercedes, Valtteri Bottas, non si capisce cosa è successo, niente, non è successo assolutamente niente. Anzi, pure ha perso una posizione. Cioè, l'ha conquistata e poi l'ha persa di nuovo. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Invece giù, lo facciamo andare tranquillo. Che passa, niente, proprio insufficienza piena per Joe in questa gara. Andiamo a vedere almeno lui che ci dà così tante soddisfazioni, che oggi si è preso il giro più veloce della gara. Valtteri Bottas va a concludere il Gran Premio in settima posizione. Bravo, un punto in più per noi, almeno tu nell'universo. Max Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Niente ragazzi, veramente disastrosa la gara di Joe, che ha perso anche due posizioni. Bottas invece ha fatto il giro veloce e ha preso il punto in più, se non è cambiato niente. Infatti applausi per lui, sì! Giro veloce per Valtteri Bottas, che conquista quindi 7 punti ridati, bravissimo in questa gara. E noi rimaniamo quarti, 92 punti, con l'Alpine dietro 38, quindi siamo ancora dietro Mercedes, ma insomma questa gara la Mercedes ci è stata davanti con entrambe le macchine. Che dite, è il momento di defenestrarlo? Attenzione, tra due giorni finiamo lo scouting di Theo Pourchaire. Allora, Theo Pourchaire, andiamo al profilo. Contratto accettato.
Contratto accettato, quindi Theo Pourchaire entra in squadra come collaudatore al posto di Robert Kubica. Grazie Robert, è stato un piacere, grazie per lo sponsor, grazie mille. E... perfetto, perfetto. È arrivato Theo Pourchaire. È bello, bellissimo tra l'altro il fatto che quando ingaggi qualcuno gli mettono la tuta. Bella questa cosa. Quindi Theo Pourchaire è un nostro pilota ed è il nostro collaudatore, quindi gli farei fare anche poi una sessione di libere. Allora qui le voci corrono. Guan Yu Zhou è a rischio, adesso facciamo partire un sondaggio per vedere se licenziarlo adesso o se licenziarlo fra una gara. Ok, finisce il sondaggio, Guan Yu Zhou via subito. Pierre Gasly è disponibile a trattare. Vediamo intanto chi è disponibile a trattare. Niente, 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 niente. Valtteri Bottas, vabbè, è nostro. Gasly è disponibile. Che non so quanto prende adesso, capito? Quindi non saprei dire. Invio della proposta. Contratto rifiutato. Allora, il bonus iniziale. Ah, vuole anche il bonus piazzamento. Allora, possiamo offrirgli un po' più di stipendio. Dai, quanto vuoi per arrivare sesto? Mamma mia, sesto, poi ti sto dicendo. Mica... proviamo. Mi sa che questo è l'ultimo shot che abbiamo. Rifiutato. Un milione alla firma. Un milione ti sto dando. Un milione alla firma. Cioè, ma non hai neanche messo il culo nella macchina. Non è più interessato. È andato. Gasly è andato. Mi dispiace, ragazzi. Gasly è andato. Ci ha detto non ne voglio sapere. Voglio far fare, giusto per mandare un segnalino a Joe, le libere 1 a Pourchaire. Ok. Bottas fa il quinto tempo. Ragazzi, Joe ha fatto peggio di Pourchaire, eh? Mi ha fatto peggio di Pourchaire. Attenzione, incidente, bandiera gialla. Che è successo? C'è un incidente! Incidente di Alonso. Vediamo cos'è successo. Incidente, okay, di Alonso. Qui vediamo l'Alpine. Dov'era? Ok, noi non ci interessa perché... E questo bruttissimo è botto di Alonso. E questa è la bandiera rossa, altro che bandiera gialla. No! La squadra si dispera. Questa è la bandiera rossa, ragazzi. Vabbè, meno male che noi abbiamo già completato entrambi i giri. Alonso out. Joe ha fatto anche un tempo abbastanza decente. Si migliora Guan Yu Zhou. Bene, bene. Si migliora. Bottas non si migliora. Fine sessione. Seguiamo la fine del giro di Joe. Riding on board with Guan Yu Zhou. Magnussen si migliora davanti a Bottas. Attenzione anche Magnussen. Continua a non migliorarsi Bottas. Però Ocon e Tsunoda rimangono lì. Perez dentro. A rischio Bottas. Norris non si migliora. Va sul traguardo Bottas.
sul filo. Rimane lì. Arriva Joe. Vediamo dove la mette qua New Joe. Niente. Oh, niente. Oh, io ci provo. Le provo tutte con te, ma niente, niente. Non c'è. Non ci sei, proprio non ci siamo. Si migliora ancora. Si migliora 3, ma è ottavo. Niente, molto deluso da questa qualifica, soprattutto dopo la P4 a Miami. La tensione sulla griglia di partenza. Ma la gara è tutto un altro discorso. Adesso vediamo che cosa ci combinano i nostri piloti. Allora, strategie e ancora strategie. Io faccio partire Bottas con la media e sempre secondo questa cosa che facciamo fare ai due piloti, strategia diversificata, Joe lo facciamo partire con la soft e poi andare con la hard in gestione. L'attesa è finita, inizia bandiera il Gran verde, Premio della luci che si accendono, è tutto pronto per il Gran Premio d'Azerbaijan. Verstappen in pole, Leclerc di fianco, spente, si parte. E via, partiti. Attacco subito su Magnussen, Bottas. Che guadagna Joe una ha già perso la posizione, adesso sono tutti lì, una tonnara, tutti che lottano, tutti. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Vai di potenza. Good job. Attenzione, sempre ruota a ruota con Magnussen che non ne vuole sapere di mollare la presa, l'Alfa dai. L'Alfa Romeo avanza di una posizione. Andiamo, bravo. Prendere il prossimo adesso. Gasly che ha rifiutato la nostra offerta, deve mangiare la polvere. La deve mangiare, hai capito? Vai. Adesso lo attacchiamo e lo passiamo, già al primo giro, dai. Attenzione, studia già il sorpasso, Valtteri Bottas si fa vedere negli specchietti, attenzione. Ci si mette adesso con i curvoni veloci nel rettilineo a concludere il primo giro. Yep. Si affianca Bottas, attenzione, dentro, bene, bene. Ok, Valtteri, nice work. Anche Joe, bravo. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Use overtake instead. Copy. Good job. Bottas su Russell intanto. Vediamo un po'. Rivediamola. L'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. Non è rimasta coinvolta. Oddio, adesso mi spavento. Bello all'esterno su Russell. Una mossa coraggiosa, ma che vale una posizione. Bravo, intanto vediamo Joe. Il passo fallito. Siamo sul rettilineo principale e lì è attaccato. DRS enabled. Usiamo questo poco ERS che abbiamo. Adesso c'è anche il DRS. Copy. Dai Joe, almeno un tentativo, neanche quello. Ok, è passato. We are currently in P7. E l'Alfa Romeo si porta avanti. Diamo un'occhiata. Joe intanto. Rivediamola. Chi ha preso? L'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. Ah no, questo è il doppio sorpasso di Bottas. Tanta roba, ragazzi. Benissimo.
Invece qui c'è Joe che è in lotta con Russell. Ancora una volta affiancato a Norris. Ce l'abbiamo fatta, bravo. Bravo Joe, che entra in zona punti. Mamma mia, ha passato anche Ocon, pazzesco. Yes, the ending. You can push. Okay. Okay. No, si sono fermati tutti, dai. Cos'è sto pit stop? Ma dai, ma non è possibile, ragazzi, non è possibile. 5 secondi e 3 di sosta. Incidente. Bandiere gialle. Che succede? Non si capisce. Sembra ci sia un incidente. Verstappen. Attenzione Verstappen, ecco cosa è successo? Max Verstappen. Verstappen e Perez. Attenzione! Davvero molto storto. Attenzione! Ma quindi adesso Verstappen? Che sta facendo? Giro di rientro ai box. Verstappen per forza. Questa è una buona occasione per noi. Vediamo. Sì. Per imboccare la corsia box. Vediamo. Pit. Ma scusa, è ripartito senza l'anteriore. Ma com'è possibile questa cosa? Boh, lui così. Ah no, adesso magicamente ce l'ha di nuovo. Ma nessuno gliel'ha cambiata. Ok, va bene. No! Vediamo cos'è successo. No! Rivediamola. L'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. No, ma non ci credo. Lo schianto è una doccia fredda per il team. Ma si ritira? No, può rientrare. Questo è un colpo durissimo per la squadra. Dovranno ridimensionare di molto le loro ambizioni. Oh, che botta! Vediamo un po'. Vediamo Valtteri Bottas. Si è schiantato di nuovo, no, quello di prima. Ha perso l'alettone, bisogna mandarlo subito ai box. No, è così. Allora, sto pensando di mettere un altro set di medie a Guan Yu Zhou. Ci sto pensando, Tanto Bottas rientra. Virtual safety car ending. Qui dov'è? Virtual safety car ending. Ok. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Riprende una posizione. Adesso è 14esimo. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Bottas dentro su Ricciardo. Ok, intanto Joe su Ocon. Joe, giro veloce. Giro veloce adesso dentro su Ocon. Attenzione a Guan Yu Zhou, la riscossa di Guan Yu Zhou. Ci prova. Sono ruota a ruota.
al DRS e noi gli diamo anche l'ERS. Dai, completiamo sto sorpasso. Bravo, 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 bravo. Andiamo, andiamo. Molto bene. Difficult to keep up. L'Alpine avanti ora. We can try to use overtake end of straight. Copy. Gioco di squadra per Bottas che ritorna in zona punti. Adesso cerchiamo di passare Ocon, mettercelo alle spalle e continuare così. Mancano 10 giri alla fine, possiamo... possiamo provare ad avere una doppia zona punti. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Attenzione, incidente, incidente, incidente. Che cosa è successo? Ditemi qualcosa. Cosa è successo? No, overcheck. Capì. Incidente, incidente sono di schiantate. Chi? Tra più diamo auto. Attenzione, incidente tra più auto. Colpo di scena. Qui chi sono? Daniel Nick Ricciardo. E Lando Norris. No, è Daniel Ricciardo. Oh, ecco il fuori contatto, tutti e due. Sì. Succede di tutto in pista. Però non è una roba che ci interessa. Niente da fare, ci ha preso anche Alonso. Ci ho provato. Fine avanti. Purtroppo ora. Gli ho fatto distruggere le sarebbe le having loss of grip. Copy. Would it make sense to go long? My tire finished first. Copy. Yeah, we're boxing. Passato anche da Vettel. Niente, errore mio, gli ho fatto distruggere le gomme. L'Aston Martin è appena riuscita a guadagnare una posizione. Finisce qui la gara con grossa delusione. Per primo il traguardo. Grossa delusione. Peccato per noi. Good job, good points. Great job. Punti, però purtroppo non come volevamo. Dunque, ancora una volta Joe non ci ha... Vabbè, lì abbiamo fatto un errore noi a fargli distruggere così tanto le gomme. Bottas, ottima rimonta dopo il suo errore. Questa sarà la prossima gara che faremo in live, quindi io per adesso vi ringrazio di aver seguito questa diretta. Ci vediamo alla prossima live, non so quando, penso lunedì sera, ma vi dico ancora. Grazie a tutti e buona giornata.